Sabato 16 e domenica 17 maggio Adorno, nona fiera profumi e sapori. Sabato alle ore 21 spettacolo dialettale Lustaria cul mal da panza. Domenica alle ore 9 inaugurazione fiera. Per tutto il giorno mostra mercato di prodotti locali. Dalle 12 punto ristoro a cura della confraternita della Porchetta. Alle 16 una favola per capello, spettacolo di pupazzi per bambini. Alle 21 concerto del coro giovanile Crescendo. Bentornati a Extra, cari telespettatori, lo sapete, al venerdì ci occupiamo della fine settimana, una puntata bella questa sera, soprattutto perché sono tornati a trovarci degli amici, gli amici di Dorno, un comune molto vivo, molto attivo e che ha sempre delle belle iniziative. Ecco qui, è tornato il presidente della Proloco, Stefano Nicrosini, ciao. Ciao, ciao Maria Rosa. E vedo che hai portato con te una signora, la signora Claudia Pietrocola, ciao Claudia. Ciao. In rappresentanza della compagnia teatrale dialettale Rozzanellato. Esatto. Che insomma poi parleremo bene di questo spettacolo appunto in dialetto molto bello che fa parte di una delle tante cose che ci saranno in questa bellissima nona fiera profumi e sapori. Giusto? Nona esatto, edizione. Esatto, nona neanche edizione. Sembrerebbe vero, siamo già arrivati alla nona edizione. È un'iniziativa che ha promosso l'amministrazione comunale di Dorno appunto da qualche anno e siamo già alla nona edizione, si svolge sempre in questo periodo primaverile. E per noi è comunque motivo di orgoglio poter organizzare questo evento in collaborazione naturalmente con le associazioni dornesi e tra le quali cito la Protezione Civile, il Gruppo Alpini, la Confraternita della Porchetta e la Compagnia Dialettale Mauro Zanellato che quest'anno ci offre appunto questo evento. Spettacolo. Senti Stefano, spieghiamo bene ai nostri telespettatori a cui naturalmente mandiamo l'invito, ecco, formalmente per questa fine settimana a partire già da sabato alcuni eventi e poi soprattutto nella giornata di domenica, quindi 17 maggio, la fiera Profumi e Sapori. Ma Profumi e Sapori è un titolo importante, no? Perché si chiama così? Spieghiamo un po'. È un titolo importante perché comunque noi cerchiamo di convogliare Adorno quelli che sono i rappresentanti degli espositori con i prodotti tipici della nostra zona, per cui ci sarà in effetti in piazza una zona dedicata al gusto e quindi prodotti locali, frutta, verdura, riso, vino delle nostre zone, ma non solo, ecco, insomma ci sarà un po' di tutto, ecco, da gustare, da assaggiare. Insieme a questo una rassegna dell'hobbistica, una rassegna dell'artigianato, dell'antiquariato, un buon numero di espositori, per cui siamo fiduciosi che ci sarà anche un buon ritorno di partecipazione. Sì. Ecco, allora abbiamo detto che subito il sabato si aprono le danze con un evento importante che è appunto questo spettacolo teatrale che si terrà presso il salone delle scuole medie di Dorno, vediamo se lo dico bene, Lustaria cul mal da panza. Dal panza, esatto. Da panza, insomma io col dialetto. Poi insomma ogni paese ha il suo dialetto, sì. non è proprio facile, però sicuramente è uno spettacolo a cura della compagnia teatrale Mauro Zanellato in cui si faranno delle risate. Esatto, vedremo, insomma ci sono parecchie, cioè le performance di tutti i nostri attori.
che interpretano praticamente questa osteria dove la titolare Evelina insieme alla mamma Rosa, facciamo un pochettino il sunto di quello che sarà la nostra... Certo, certo, raccontaci un po' la trama. Cercano di trovare un delitto perfetto per poter eliminare il marito e quindi... Il padre. Sì, il marito della titolare, che sarei poi io, Evelina, insieme alla mamma Rosa, cercando un espediente in genere, che era un, diciamo, questo sardo un po', insomma, pretenzioso, scorbutico, che non lavora, insomma, e cercano questo delitto perfetto. Vi lascio un po' di suspense perché non si sa se riescono nel loro intento, però ci sono parecchi clienti dell'osteria che sono pensionati, quindi un po' ubriachi, un po' eccetera, ci sono un po' di colpi di scena. Alla fine vi invitiamo a venirci a vedere per come sarà il finale, se le due donne riusciranno o meno nel loro intento. Quindi vabbè, vi lasciamo un po' di suspense. Anche se la trama è un po' macabra, insomma, sì. Non vi preoccupate, cari telespettatori, è una commedia, c'è solo da ridere, da fare delle grandi risate. Voi che siete appunto una compagnia teatrale dialettale, sì. Prima di tutto una domanda così ad uso nostro, anche se questa commedia in dialetto è facilmente comprensibile o devono venire solamente a vederla? No, ecco, è abbastanza comprensibile perché ci sono alcune parti che sono poi dette un po' pochettino in italiano, perché, okay. Tipo il nostro, appunto, mio marito, diciamo, sardo, non parla dialetto nodornese e quindi è costretto a parlare italiano. Beh, comunque è molto, è abbastanza comprensibile, certo. E comunque devo dire la verità, io, anche se appunto non parlo il dialetto in maniera fluida, quando mi gusta una commedia dialettale devo dire che sono ancora più appunto ridanciane, perché insomma il dialetto fa effetto in questo genere di commedie. Com'è nata la compagnia Mauro Zanellato? Allora, noi siamo nati intorno verso la fine del 2009 e abbiamo intitolato come associazione senza scopo di lucro, quindi tutto quello che noi raccogliamo viene poi devoluto in beneficenza. E siamo nati, diciamo, ricordando questo nostro caro amico Mauro Zanellato, che è scomparso prematuramente nel 2007. La signora Zago Chiara, che è la vedova, rimasta nostro presidente onorario, la figlia Pamela recita con noi e quindi abbiamo, diciamo, una bella iniziativa, abbiamo tenuto tutto un po' a livello familiare. E siamo stati, adesso quest'anno come tutti gli anni ci accolgono le nostre scuole, la scuola secondaria di primo grado di Dorno, ci danno la struttura per poter fare la nostra scenografia e ringraziamo con l'occasione l'Ottaviano Grasso, che è appunto il dirigente scolastico, e il nostro sindaco Maria Rosa Chiesa, perché ci prestano le strutture, certo, comunali. Certo, insomma, quanto. Delle associazioni senza scopo di lucro come la vostra, altrimenti non potrebbero esistere se non ci fosse un po', insomma, di collaborazione da parte della comunità. Vero Stefano? Adorno c'è una bella comunità che sempre risponde a qualche sassolino, così, di qualche iniziativa che tu lanci, c'è sempre un buon c'è riscontro. In effetti una bella collaborazione in generale tra le associazioni dornesi. Questo lo posso confermare. Bene, allora parliamo della giornata di domenica. Alle 9 c'è l'inaugurazione della fiera, alle ore 11 subito un momento culturale presso la Tana del Coniglio. La Tana del Coniglio, che è questo, chiamarlo negozio ormai è riduttivo, è un punto di incontro, veramente una grande iniziativa che ha avuto questa ragazza che si chiama Daniela, che ha creato questo piccolo negoziato in centro paese che si dà da fare con tante iniziative, e questa è la prima, questa conversazione con questa scrittrice e la presentazione del suo libro, quindi un momento dedicato naturalmente a tutti, magari anche per i bambini, sicuramente nella zona antistante il negozio,
E questo è il primo appuntamento, diciamo, all'interno della manifestazione. Ecco, alle 12 già ce n'è un altro di appuntamento, e questo è interessante per buona parte del mio pubblico, perché parliamo del ristoro, no? Sì, come... mi conosco, mascherine. Come lo scorso anno, questo punto ristoro è gestito e curato dai ragazzi della Confraternita della Porchetta, che è un'altra associazione composta da ragazzi che credo non superino i 30 anni di età, per cui tutti giovanissimi, e che si stanno muovendo bene, nel senso che hanno dimestichezza con le porchette di salamelle, porchette salamelle, per cui ecco, ci sarà questo punto ristoro in piazza per chi fosse ad Orno e volesse mangiare. Salamelle, porchetta allo spiedo, è veramente uno stand ben fornito e a cura di questi ragazzi, insomma, giovani, molto simpatici. Alle 16 un altro appuntamento per i piccini, abbiamo una favola per capello. Sì, è questo spettacolo che si svolgerà in piazza, curato da una persona che oltretutto sta tenendo un laboratorio ad Orno ormai da alcuni mesi durante l'inverno, e questo spettacolo di pupazzi per i bambini, per cui ecco, invitiamo i bambini di Orno, ma non solo, certo, che volessero raggiungere Piazza Bonacossa per questo spettacolo di pupazzi. Sì, pupazzi. Che meraviglia, che meraviglia. E poi alle 21 presso la sala polivalente Damiani c'è Anche Io Canto. In un periodo vogliono cantare tutti, anche ad Orno non ci si tira indietro, no? Anche qui sono coinvolti dei bambini, perché si tratta del coro giovanile Crescendo, che fa parte dell'associazione corale Antonio Vivaldi di San Nazaro. È un coro nato nel 2007 che si è già esibito anche a livello provinciale, sono circa una trentina di bambini di diverse età, guidate dal maestro Daphne Pinzoni. In precedenza, all'inizio, erano state diciamo allenate dal direttore artistico della corale Gianmarco Moncalieri, adesso stanno andando con le loro gambe e hanno anche un discreto successo. E domenica sera vedremo i risultati, no? Di tutto questo allenamento. Quindi, cari telespettatori, ricapitolando, c'è un buon motivo per andare ad Orno questa fine settimana. Sabato sera una gustosissima commedia dialettale della compagnia teatrale Mauro Zanellato, e domenica per tutto il giorno tanti appuntamenti, alcuni culturali, alcuni più goderecci, e intanto sempre per tutto il giorno la mostra mercato di prodotti artigianali tipici del territorio e anche no, e comunque tante anche squisitezze e prelibatezze. Ma un po' di zucca c'è? Naturalmente nello stand della Proloco sarà ben fornito di zucche. Non può mancare. Zucche trasformate di zucche, ecco, prodotti zucche derivati, naturalmente zucca, adesso, certo, non ci sono, ovvio, non è stagione. Solo un cenno: ci saranno anche altre associazioni dornesi in piazza a proporre le loro attività, gli scout, la Casa della Condivisione, l'Hauser di Orno, insomma anche le altre associazioni ci tengono a, certo, mettersi in mostra. Anche perché tutto il ricavato sarà devoluto per il rifacimento del tetto della Casa della Condivisione, esatto. Quindi come al solito lo scopo è nobile e la maniera per arrivarci magari più appunto gustosa, e davvero anche questa settimana si prospetta una bella domenica ad Orno. Io ringrazio i nostri ospiti prima di tutto, e porto i saluti a tutta la compagnia, anche a tuo marito sardo, la nostra Claudia Pietrocola. Grazie mille. E Stefano Nicrosini, sempre un piacere ritrovarti. Piacere mio, grazie. E con voi, cari telespettatori, l'appuntamento è per la prossima. Buona fine settimana.